Prima di aprire, diciamo, la seconda sessione, mi faceva piacere fare una considerazione e rispetto al contributo che ringrazio del dottor Sanchez Fraga e del sindaco di Pontremoli, che ci ha ricordato come Pontremoli è cuore e crocevia della via Francigena, della via Romea, della via degli Abati e anche del volto di Cristo, diciamo, che a Lucca e quindi tutte queste vie, appunto, che da nord a sud, il percorso di San Giovanni Terestis, le geometrie mediterranee di Sant'Elia e l'itinerario di San Nilo, l'itinerario di San Bruno, eccetera, veramente costituiscono una ricchezza incredibile e noi volevo sottolineare che il valore paesitaria è per noi anche il motivo di promuovere, diciamo, un pilastro di un progetto che non solo crea una rete interna all'Italia, ma che potrebbe diventare proprio, ci auguriamo, un vero e proprio programma europeo che mira ad unire, diciamo, tutte queste reti che abbiamo ricordato, diciamo, di tutti questi cammini da Santiago di Compostela e quant'altro. Quindi ci tenevo a sottolineare che per noi rete è rete interna e ci auguriamo che possa diventare un programma rete della Commissione europea di carattere internazionale.